Allora, iniziamo oggi ad accennare, aprire il capitolo successivo, diciamo così, iniziando un discorso che ci porterà poi alla modellazione funzionale, quindi ai casi d'uso, che vedremo in laboratorio tra 2 settimane. Quindi in questa settimana, quindi oggi pomeriggio, e la prossima in laboratorio lavorate ancora oggi sul modello di processo, la settimana prossima ci saranno degli esercizi combinati, modello concettuale e modello di processo. Dopodiché questa parte, diciamo così, la consideriamo assodata e nel frattempo ci spostiamo avanti. Cominciamo invece appunto a provare a inquadrare ciò che abbiamo fatto in un contesto un pochino più ampio, che poi ci porterà poi ad aggiungere altri elementi. Siamo partiti abbastanza a capofitto, diciamo il primo o secondo giorno, dicendo guarda qui ci sono dei modelli concettuali, impariamo a farli, no? All'urgenza di cominciare a farvi fare qualcosa, farvi riflettere e soprattutto farvi lavorare in laboratorio. Adesso che abbiamo barravette, sufficiente carne al fuoco sui primi 2 argomenti, ci fermiamo un attimo e andiamo a inquadrare un po' meglio ciò che stiamo facendo. Ciò che stiamo facendo essenzialmente, da un lato, è cercare di comprendere un po' questi sistemi informativi, come si descrivono e di che tipologia sono, quali viste ci sono, quali modelli. Ci torneremo poi un po' per volta sugli argomenti che abbiamo accennato solamente nella prima lezione, poi ovviamente ho messo da parte per entrare sulle parti più di modellazione. Quindi da un lato capire l'oggetto sistema informativo, dall'altro invece il focus principale è sulla rappresentazione, sulla specifica di ciò che un sistema informativo deve fare, e noi ci siamo messi così mentalmente in un contesto di committenza, per cui da un lato ho qualcuno che esprime delle esigenze, dall'altro qualcun altro che dovrà realizzarlo, e io nel mezzo devo riuscire, diciamo così, a organizzare l'informazione. Questo fa parte, cioè all'interno di questo contesto fa parte di un processo che si chiama ingegneria, che possiamo chiamare, no? Ingegneria dei requisiti. Cioè costruire, ingegneria, progettare i requisiti di un sistema informativo. Quindi non descrivere una cosa che esiste, ma specificare i requisiti di una cosa che dovrà esistere. Ovviamente il modello concettuale fa parte dei requisiti, perché descrive quali concetti, quali informazioni il sistema dovrà gestire. Il modello di processo fa parte dei requisiti e così via. Quindi per questo dicevo, apriamo un contesto un pochino più ampio in cui andiamo a infilare le cose che abbiamo visto prima, che abbiamo visto finora. E questo lo raccontiamo cercando di aver presente ciò che succede a un progetto software. Un progetto software parte di solito da delle esigenze espresse dal cliente, dall'utente, dal committente, chiamatelo come volete, no? Dall'utilizzatore del sistema o chi per esso. No? Se io sono in un ambito enterprise, tipicamente ho un reparto, un ufficio che mi esprime delle esigenze, io avrei bisogno che il sistema facesse queste cose. Allora un committente, che di solito è anche l'utente o rappresenta l'unità organizzativa che sarà utente di questo servizio. Altre volte invece i bisogni arrivano da terze parti. Cioè immaginate che io domani invento una startup che vuole fare un'applicazione nuova. Io non sarò l'utente, no? Io spero di trovare poi gli utenti veri saranno i miei clienti, ma sono io colui che esprime le esigenze e i requisiti del sistema da costruire, no? Ma comunque abbiamo sempre qualcuno che in qualche modo ha l'idea, ha l'esigenza, ha la necessità, e è la nostra controparte, no? È colui al quale dobbiamo rendere conto consegnando dopo un certo tempo un sistema funzionante, pronto per la consegna. E consegna cosa vuol dire? Consegna vuol dire che io dico guarda, ciò che tu volevi io l'ho fatto, è qui scritto in piccolo pagami, e lui ovviamente dovrà verificare che ciò che gli consegno sia essenzialmente ciò che mi ha richiesto. Quindi la consegna di solito
è associata a una fase di test di accettazione, cioè verifico che effettivamente ciò che hai fatto soddisfi alla richiesta iniziale. Cosa che è molto complessa. È tanto più complessa quanto più, vabbè, la richiesta iniziale parla di sistemi complicati, ma soprattutto quanto più la richiesta iniziale è vaga, sfumata, generica, no? Infatti io qua, in questa figura, l'abbiamo rappresentata sotto forma di nuvoletta, non di rettangolo. A volte, anzi molto spesso, i bisogni dell'utente non sono ancora, diciamo così, precisi, non sono ancora ben definiti. E questo ovviamente crea problemi poi in fase di consegna, se non facciamo attenzione, se non ci pensiamo dall'inizio. Ma io vorrei una cosa che più o meno gestisca il processo di, che ne so, erogazione dei pasti in una mensa, lo descrivo in quattro parole, poi dopo dietro queste quattro parole o due pagine di scritto ci sono magari sei mesi di lavoro. Arriva il prodotto finito e dice, ma no, in realtà io avevo pensato diversamente, no? Succede spesso. E a questo punto, no, nascono poi dei conflitti, delle difficoltà, le cose si complicano, bisogna riprendere in mano, tornare indietro. Allora noi vogliamo evitare il più possibile che i sistemi informativi si basino su, lo sviluppo di sistemi informativi si basi su informazioni incerte, ambigue, parziali. E quindi al bisogno del cliente o del committente non partiamo con la fase di sviluppo, partiamo con una fase in cui si dice, bene, tu forse hai in testa ciò che vuoi, adesso ti siedi con me e capiamo insieme bene che cosa hai in testa. Cerchiamo di enucleare, di estrarre i requisiti formali, formalizzandoli, di ciò che tu vuoi fare. Sono cose che magari tu sai, ma non mi hai detto subito perché davi per scontato. O cose che io magari realizzatore del sistema, so perché ho esperienza, perché conosco i limiti e le potenzialità della tecnologia, ma è bene che ti spieghi per farti capire che alcune cose si possono fare, altre in un modo diverso, altre non si possono. Sono domande che magari non ti eri ancora posto. Poniamocele insieme, diamoci una soluzione, una risposta. Facciamo delle scelte. Quindi una fase non banale, che è quella di cui ci occupiamo in questo corso essenzialmente, in cui a fronte di una idea iniziale, di un bisogno iniziale, pensate ai temi d'esame nostri, no? Sono mezza pagina, poi da lì ci sono ore di lavoro per riuscire poi a perlomeno fare il primo passo di formalizzazione, per essere sicuri di non aver dimenticato nulla, per essere sicuri di aver scelto tra le varie alternative quella che ci sembrava più ragionevole. Questa è la fase che chiamiamo di analisi dei requisiti. Sulla base di questa analisi poi procede lo sviluppo del sistema. I requisiti sono ancora carta, sono ancora informazione concordata in qualche modo, costruita insieme tra il committente e il realizzatore, oppure chi lo rappresenta. Da quel momento in avanti però si parte, sulla base dei requisiti analizzati, definiti, si parte con la realizzazione del sistema. No? E la realizzazione è composta, qui in modo molto schematico, da delle fasi di progettazione, che abbiamo ipotizzato, la progettazione di sistema, la progettazione di dettaglio, e poi la fase di implementazione, il coding vero e proprio. Questi sono i processi tradizionali di sviluppo del software a livello enterprise. Prima di arrivare a scrivere il codice, devono passarne di ore dedicate a ragionare sul sistema. Il system design di solito comprende l'identificazione dei macro blocchi, delle macro aree di cui il sistema sarà composto, e anche dell'architettura tecnologica a volte, e il detail design poi si va modulo per modulo, pagina per pagina, bottone per bottone, campo per campo, no? A definire come deve funzionare, come deve essere fatto. E a quel punto diventa poi, diciamo, il punto di riferimento per chi dovrà implementare il sistema. Tenete presente che da questo punto in avanti ciascuna di queste frecce può rappresentare, può tagliarsi
e può rappresentare una subcommittenza. Cioè, può darsi che chi fa l'analisi dei requisiti sia la stessa azienda che fa poi tutto il resto del sistema, oppure può darsi che io arrivo fino a un certo punto e poi trovo qualcuno che mi faccia il design e il coding, oppure faccio la parte di design generale e poi qualcun altro mi farà il design di dettaglio e il coding, oppure farò tutto, come purtroppo spesso si fa, la parte di progettazione, e poi trovo sul mercato globale il programmatore che mi costa meno per fare il coding, sotto questa strana idea che se le specifiche sono abbastanza buone la programmazione è indifferente chi la faccia, basta che rispetti le specifiche. In realtà non è vero, perché una cosa che fa schifo e basta, in termini di qualità del codice. Però purtroppo molto spesso si va, insomma, team di programmatori nell'est del mondo, quindi India, Cina, eccetera, a cui si danno delle specifiche e si pretende che in poche ore o giorni restituisca un sistema funzionante senza il minimo controllo. Vabbè, le cose si possono fare bene o male. In realtà noi dobbiamo sempre pensare, no, che a ciascuno di questi livelli, no, è possibile che ci sia una collaborazione tra aziende diverse. E quindi in ogni freccia può starci dietro un contratto. E un contratto deve essere il più chiaro possibile, nell'interesse reciproco. Ma questo è il problema di chi realizza il sistema. Organizzare la realizzazione stessa al suo interno, oppure facendo affidamento su altre aziende. Ma lui in qualche modo ha il cliente da soddisfare e quindi deve fornire un prodotto alla fine che innanzitutto funzioni e poi soddisfi il cliente. Allora il fatto, la freccia chiave è quella in alto, è quella che fa partire ed arrivare tutto, cioè il cliente deve accettare il prodotto. Allora se il cliente in qualche modo è partecipato alla fase di stesura dei requisiti, è molto più facile, barra probabile, che il prodotto realizzato sia effettivamente conforme alle vere esigenze del cliente. Le vere esigenze del cliente che magari non erano quelle che lui aveva detto la prima volta, il primo giorno, no? Erano quelle in cui insieme si è arrivati a definire. Io sotto devo però mettere in campo un processo che mi permette di arrivare al sistema di questo genere, no? Accettato dal cliente. Queste altre frecce intermedie, che cosa sono? Stanno a indicare le fasi di verifica intermedia dei semilavorati, dei vari passi intermedi. Immaginiamo che la codifica la faccia qualcuno che non conosco neppure, no? La metto all'asta sui siti di crowdsourcing. Dico, chi è che mi realizza questo modulo al minor prezzo nel minor tempo? Metto le specifiche, mi torna indietro un programma. Funziona? È giusto? È quello che volevo? Non lo so, finché non lo collaudo, finché non faccio il testing di quel singolo modulo. Che so, stupidaggine, il modulo per la generazione e il controllo del codice fiscale, no? O inserisci il nome, cognome, data di nascita, lui ti genera il codice fiscale, oppure tu inserisci il codice fiscale e verifica se è vero o no. È una cosa, un modulino, una funzionalità ben definita, piccolina, facile anche da specificare. Allora io lo specifico, qualcun altro lo implementa, quando l'ha implementato me la consegna e io dico, mi fido? No, devo avere un metodo per testare. Ogni singola unità progettata, specificata, deve essere testata. Quindi chi fa poi la progettazione di dettaglio in realtà fa due lavori in uno. Da un lato specifica come il sistema dovrebbe fare, ma contemporaneamente specifica come verrà testato il fatto che il sistema svolga correttamente ciò che abbiamo specificato. Quindi io non dirò solamente deve fare così, 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 deve calcolare il codice fiscale sulla base di queste regole, ma preparerò anche un piano di test. A volte il piano di test è scritto, a volte il piano di test è direttamente codice. Quindi io devo sapere all'inizio, e conviene sempre ragionare così, nel momento in cui ho il contratto, una committenza interna o esterna, poco cambia, devo già pensare alla fase di accettazione, non solo a cosa devi fare tu, ma soprattutto a cosa dovrò fare io quando tu mi consegnerai il lavoro. Quali sono i criteri per cui potremmo dire funziona o non funziona, va bene o non va bene, il lavoro è finito o non è finito, è corretto o non è corretto. Quindi sempre ragionare in termini di test che verranno fatti. Chiaramente su un'unità, su un singolo modulo
i test saranno relativi alle 4, 5, 10 funzionalità di quel modulo, ma via via che si sale nel mettere insieme moduli diversi per costruire il sistema complessivo, la tipologia di test diventa più complicata. Quindi dal test di unità che verifica i singoli moduli si sale al test di integrazione, cioè vediamo che i moduli vadano bene insieme. Allora a quel punto il test che farò sarà magari inserisci un nuovo utente, carica nel sistema, simula un suo ordine, simula un suo pagamento e vedi che alla fine arrivi tutto. Con dei moduli che singolarmente, l'ordine, il pagamento, l'inserimento, l'anagrafica, eccetera, l'ho già verificati a livello di unit testing. Ma complessivamente non hanno mai lavorato insieme, perché ciascuno è stato testato in separata sede. Poi li metto insieme e provo a sviluppare dei processi. Dei processi completi. Così via via man mano che salgo. Questo è un pochino il processo in cui ci andiamo a inserire. Chiave è per noi questo blocco, che è quello di cui ci occupiamo in questo corso, no? Visto che poi non facciamo progettazione di dettaglio né parte di testing, però è utile avere bene in mente che ciò che stiamo scrivendo qui servirà sia per la parte di sviluppo sia per la parte di controllo di test. Questa è una figurina che c'è su tutti i libri, in una forma o nell'altra, di tutti i libri di ingegneria del software, che racconta in un modo un po' più leggero tutto il pippone che vi ho fatto fino adesso, che confronta cosa l'utente aveva chiesto con come l'analista l'aveva visto, l'aveva compreso, e come il sistema è stato progettato, come il programmatore l'ha realizzato, cosa l'utente in realtà voleva e invece come funziona nella realtà, cioè come funziona il sistema che è stato effettivamente fatto. No? Cioè sono punti di vista diversi sullo stesso sistema, ognuno però ha capito una cosa diversa, visto che ci sono varie figure, vari ruoli nell'intorno di un sistema informativo, se ciascuno vede una cosa diversa non c'è dubbio che alla fine l'utente voleva una cosa che era ben chiara, ma l'ha espressa male, l'ha chiesta in modo sbagliato, l'analista l'ha capita in modo ancora più sbagliato, e da lì è partito un processo che ha costruito un mostro, e poi alla fine di questo mostro si è dovuto mettere una pezza per farlo funzionare bene meglio. Questo è ciò che succede quotidianamente, è il rischio contro cui l'ingegneria del software, noi ci occupiamo di ingegneria dei requisiti, che è il primo pezzo, deve combattere. Quindi noi quello che vogliamo fare è definire un processo di progettazione per, c'è scritto, stabilire i servizi che il cliente richiede da un sistema, cioè per stabilire ciò che l'utente vuole che il sistema faccia e i vincoli sotto i quali il sistema dovrà lavorare, dovrà operare, i vincoli sotto i quali il sistema dovrà essere sviluppato. Quindi ci sono tre aspetti. Cosa il sistema deve fare? Li chiameremo requisiti funzionali. Cosa deve fare? Cosa il cliente vuole che il sistema faccia? E poi i vincoli in cui il sistema dovrà lavorare, e questi vincoli qua sono elencati di due tipi: i vincoli in cui il sistema deve lavorare, questo potrebbe essere ad esempio il sistema deve lavorare via web, deve essere compatibile col tuo smartphone, deve essere sicuro, deve essere invece lavorare all'interno di sistemi tipo, non so, sistemi chiusi tipo un bancomat, cioè qual è l'ambiente in cui il sistema deve lavorare, i vincoli che derivano da tale ambiente, deve essere accessibile a tutti, deve essere accessibile solamente dall'internet dell'azienda, ci sono molti. E poi l'altro vincolo a volte è come il sistema deve essere sviluppato, cioè in quale linguaggio, con quale framework, con quale libreria, con quale database, perché magari il committente ha già degli altri sistemi con cui vuole farlo interoperare e quindi non vuole che questa cosa venga sviluppata con tecnologie completamente diverse o che non siano sotto controllo del committente. Quindi quest'ultima parte
i vincoli sotto cui è stato sviluppato ha a che vedere con i linguaggi e gli strumenti che i progettisti e l'implementatore dovranno utilizzare nel realizzare il sistema. Quindi alla fine del processo di ingegneria dei requisiti ciò che abbiamo sono i requisiti, cioè, stiamo mettendo in campo un processo per arrivare alla fine ad avere in mano i requisiti del sistema, cioè la descrizione di queste cose che purtroppo non saltano, non spuntano fuori da soli come i funghi, per cui mi alzo al mattino e trovo dei requisiti fatti, ma sono il punto d'arrivo, no, di un processo abbastanza doloroso. Cos'è un requisito? Un requisito può essere di varia natura, sicuramente è un elemento descrittivo che parla del sistema, che ci sarà del sistema futuro. Può essere un elemento molto di alto livello, quindi una descrizione, una frase, anche generica ma precisa. Alto livello non vuol dire inventato, non vuol dire fumoso, non vuol dire vago, vuol dire magari una frase molto generale. Una frase molto generale potrebbe essere: il sistema dovrà lavorare in 4 lingue diverse. Non è che sto dicendo l'icona come si chiama, sto dicendo una frase molto generale ad alto livello, che poi dovrò specificare meglio, ma quali sono queste lingue, ma dove, in tutte le interfacce, tutte le videate, le icone, le immagini, dovrò poi andare più nel dettaglio. L'importante è che noi dobbiamo sempre dire frasi certe, chiare, non ambigue. Poi possono essere più di dettaglio o più generali, va bene, dobbiamo coprire tutti i livelli. A volte invece ci sono alcuni specifici requisiti che invece possono essere formalizzati maggiormente. Ad esempio, una formuletta che mi dica: guarda, il tempo di risposta del sistema deve essere inferiore a 220 millisecondi, oppure nel caso in cui io faccio una richiesta più complicata deve essere comunque inferiore a 3 secondi o qualcosa di questo genere, o dei numeri. Nell'interfaccia grafica io voglio che la differenza di contrasto tra i vari elementi, tra il testo e lo sfondo, sia maggiore di una certa formula che mi dice essenzialmente se il testo è leggibile su uno sfondo oppure se il testo si confonde con lo sfondo. Ad esempio, questo è un pezzo di un requisito di accessibilità, per essere sicuro che i colori siano contrastati. Non solo a me piace, o secondo me si vede bene, no? Secondo me una frase che dica il testo deve avere sufficiente contrasto con lo sfondo non è un requisito. Sufficiente contrasto secondo chi? Allora, o non scrivo, o a livello di requisito ti blocco i colori, allora deve essere bianco su nero, oppure do un criterio di accettazione: le componenti RGB del testo e le componenti RGB dello sfondo devono soddisfare questa formula. E questa esiste, quindi basta trovarla e usarla. Quindi possiamo dare affermazioni generali, affermazioni di dettaglio, affermazioni addirittura, diciamo, matematiche, purché ciascuna sia in sé verificabile. Alla fine il sistema soddisfa questo requisito? E la risposta deve essere sì o no, non secondo me, o a volte, o mi sembra, o forse. No? Quindi di qualunque livello, di qualunque tipo di formalizzazione sia un requisito, la caratteristica principale è che sia verificabile, se no non è un requisito. È una frase messa lì, per carità di abbellimento, può essere anche carina, bella da leggere, ma non specifica nulla. Perché quella frase, il significato di quella frase serve in due momenti. Serve nella fase di progettazione e nella fase di verifica, di quella V che abbiamo visto prima. Quindi nella fase di realizzazione quel requisito deve essere di guida a chi fa il design e poi il coding del sistema, affinché sappia cosa deve fare, il riferimento verso cui tendere. E nella fase di verifica, di collaudo, verifica e accettazione, quella stessa frase, quello stesso requisito serve di controllo che il risultato sia essenzialmente ciò che era stato richiesto.
Quindi sia in entrambi i casi, quando scendo per fare l'implementazione che quando salgo per fare il testing dalla V, se un requisito è ambiguo, ho sempre la possibilità, ricordatevi che la legge di Murphy è sempre valida, che quando scendo chi l'ha implementata l'ha intesa in un modo e quando faccio il testing, chi fa il testing la intende in un modo diverso e cominciano i problemi. A maggior ragione se gli enti coinvolti, le aziende coinvolte in questo processo sono più di una, per cui non è più un problema interno, ma diventa anche poi un problema contrattuale, dire no, questo pezzo non funziona come dovrebbe. Ma come non funziona? Io ho fatto ciò che mi hai chiesto. No, ma ciò che ti ho chiesto, il punto 3.27 voleva dire questo. Ma come? Io l'ho inteso in un modo diverso. Non sapete quante giornate si perdono intorno a questi, questi battibecchi. Quindi questo è il punto d'arrivo. Descrive il sistema, noi siamo avvantaggiati perché abbiamo già passato un paio di settimane a descrivere pezzi di sistemi da certi punti di vista, dal punto di vista concettuale, dal punto di vista di processo, quindi abbiamo già in mente, no, questi aspetti, il fatto che alla fine devo avere una descrizione, in questo caso è molto già anche abbastanza formale perché stiamo usando dei diagrammi che hanno un loro significato, e quindi ci siamo già messi in quest'ottica, costruiamo qualcosa che sia non ambiguo. Però l'obiettivo è più generale, non è solamente fatto dai diagrammi che abbiamo costruito. Quali sono le fasi più in generale, appunto, che ci portano, che guidano il processo di ingegneria dei requisiti? Allora, la prima fase è la sollecitazione, in qualche modo, no? Cioè devo riuscire a tirar fuori il lavoro del, si diceva, del cavadenti, no? Del dentista, che deve andare dentro e tirar fuori. Deve riuscire a capire dal committente quali sono i requisiti. Fare le domande giuste, approfondire, sedersi insieme. No? Il committente magari è uno che normalmente già gestisce un processo o ha in mente il processo che vorrà gestire. Però un conto è averlo in mente magari dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista di chi fa il lavoro, un conto è riuscire a descriverlo dal punto di vista formale, dei concetti, dei processi, più altre cose che impareremo. Allora, ovviamente non possiamo chiedere al committente fammi il diagramma di processo, il modello di processo, no? Questo deve fare un analista che, diciamo così, conosca i sistemi informativi. Ma sulla base di che cosa faccio il modello di processo? Beh, sulla base di approfondimenti, diciamo, che faccio col committente, che devo riuscire a fare col committente. A valle di questa raccolta di informazioni, quindi di fatto si tratta di saper fare le domande giuste nel modo giusto, usando il linguaggio del cliente, del committente, ma facendo in modo che queste domande abbiano un significato, no, per chi progetta il sistema. Poi c'è la fase di analisi. Quindi sulla base di queste informazioni che magari ho raccolto in modo sparso, in modo testuale, attraverso interviste, mi siedo e dico va bene, allora metto in ordine e capisco, no? Analizzo queste informazioni, spacco il capello, vado a vedere tutti i casi possibili e poi formalizzo, cioè descrivo, disegno questi requisiti. La formalizzazione è quella in cui effettivamente alla fine faccio il diagramma, faccio gli elenchi puntati, faccio le tabelle che riassumono il risultato del processo. Poi ovviamente insieme o a valle della formalizzazione c'è la fase poi di verifica. La verifica poi è quella che in questa fase iniziale di specifica dei requisiti io devo decidere, specificare come verrà fatta la verifica. Non lo sto ancora facendo perché il sistema non ce l'ho ancora. Però fanno parte dei requisiti anche le modalità di verifica. Noi ci occupiamo soprattutto dei due punti centrali, no? La parte di sollecitazione dei requisiti è più, contiene anche dei metodi di lavoro, ma effettivamente uno deve farlo effettivamente parlando con i clienti, non riusciamo a farlo tra di noi. Per noi nel corso la fase di elicitation è il testo che vi diamo dell'esercizio, del compito, che in qualche modo è già il risultato di una microintervista, possiamo immaginarlo così. E poi da lì voi vi fate la vostra analisi, cioè la parte di ragionamento, imbrutta, i schemini e poi la formalizzazione, che sulla base dell'analisi che avete fatto
dite secondo voi come deve essere, come deve essere realizzato il sistema. Allora è chiaro chi li scrive, quindi questi requisiti li scrive il cosiddetto analista o il progettista del sistema informativo. Chi li legge? Allora, ci sono vari tipi di requisiti scritti per persone diverse. Quelli forse più importanti sono i requisiti utente, che descrivono dal punto di vista dell'utente il sistema cosa fa e come è fatto. Cioè ciò che l'utente vede del sistema. Poi ci sono i requisiti di sistema o di sviluppo che invece contengono tutte le altre informazioni, cioè ciò che l'utente non vede. Perché dico che i primi sono i più importanti? Perché sono quelli sulla base dei quali avviene l'accettazione del prodotto finale. L'utente accetta soprattutto sulla base del fatto che il sistema faccia ciò che voleva. E lo valuta sulla base di ciò che l'utente vede, delle funzionalità che il sistema offre all'utente, della modalità con cui l'utente interagisce. Il sistema fa ciò che deve all'interno dei vincoli? Sì, boh, sono a posto. Ma poi ci saranno altri vincoli che vanno verificati, ma quelli sono più facili perché sono cose più tecniche, no? Ma l'aspetto essenziale. Questo cosa significa però? Significa che l'utente finale deve essere in grado di capire cosa ho scritto nei requisiti. Perché lui prima che inizi il lavoro, prima che inizi il lavoro di implementazione, deve dirmi sì, questi requisiti che mi hai formalizzato descrivono il sistema che voglio io. Noi cerchiamo di far arrivare l'utente dal primo al secondo livello. Cerchiamo di far sì che l'utente, sì, parte dai suoi bisogni, ma poi lavorando con l'utente facciamo insieme l'analisi dei requisiti. Di solito sono proprio due fasi anche contrattualmente separate. Ok, vogliamo fare qualcosa, allora prendiamoci prima 2 mesi per fare un'analisi e alla fine arriviamo a un documento condiviso che firmiamo entrambi, il cliente e il realizzatore del sistema. Sulla base di questo possono partire poi le attività di sviluppo. Quindi tante volte queste parti di analisi sono proprio anche fatturate a parte, anche perché molte volte finché non ho fatto l'analisi diventa molto difficile fare il preventivo di quanto costerà la parte di sviluppo, perché se non ho ancora enucleato quali saranno esattamente nel dettaglio le funzionalità del sistema, sì, posso fare un preventivo di massima, saranno 1000 giorni, 500, 300 di lavoro, poi finché non abbiamo concordato esattamente cosa il sistema farà e non farà, diventa difficile poi proseguire, no? Quindi io voglio portare l'utente qua sotto. Per portare l'utente qua sotto io non posso scriverlo in arabo o in informatichese o in tecnologichese. Devo scrivere, devo rappresentare questi requisiti in una forma che sia comprensibile anche al cliente, pur mantenendo i vincoli di chiarezza, di non ambiguità, di precisione di questi requisiti. Ma sono spartiacque i requisiti. Da un lato c'è l'utente che li capisce e dice sì, questo è ciò che voglio. Dall'altro ci sono, diciamo così, il mondo più tecnico che li legge, ma li legge ovviamente con un occhio diverso e capisce quali sono i requisiti che dovranno guidare poi le fasi di sviluppo, di design e di sviluppo. Se faccio così vuol dire che sono poi a posto nella fase di accettazione, perché il cliente non andrà più a verificare il sistema sulla base di ciò che lui pensava che il sistema dovesse fare, ma verificherà il sistema sulla base di ciò che abbiamo insieme concordato e scritto e riletto insieme che il sistema dovesse fare. Quindi questa è la fase, questo è il motivo, no, per cui dico che i requisiti utente sono
più importanti, sono scritti anche per i clienti, devono essere letti e comprensibili anche dai clienti. Allora, in un diagramma di processo o un diagramma concettuale, voi capite che, per indicare questi, no, che abbiamo già cominciato a descrivere, da soli, messi così, non sono tanto comprensibili a un cliente, ma non sono neanche troppo astrusi. Cioè, nel senso che in un diagramma concettuale magari ci sono alcune cose che sono chiare da capire, no, in maniera del cliente, il committente che è esperto del suo dominio ma non sa nulla di informatica. Allora voi date dei nomi, dei concetti, e si può concordare che questi siano quelli importanti, si può concordare che gli attributi, magari non li chiamate attributi, li chiamate informazioni su, no? Ovviamente c'è una parte di comunicazione, di spiegazione, eccetera. Però il bello di UML è che a un certo livello è ancora comprensibile anche da un non esperto. Il diagramma di processo, magari uno non ha tutte le finezze di capire dove è il signal, dove è la quesita, dove sono, però riesce a seguire le varie fasi, seguendo le frecce, no? Una persona di media buona intelligenza riesce a intuire che cosa c'è. Poi magari non vede, vede solamente la punta dell'iceberg, ma è quello che interessa a lui. Poi dietro magari la moderazione di una relazione o di una parte di un processo mi sono spaccato la testa perché c'erano dei problemi non banali sotto e il committente non li vede, va bene. Però nello stesso diagramma ho sia una rappresentazione formale utile per lo sviluppo tecnico, sia una rappresentazione, diciamo così, più comunicativa utile, no, per il committente. Cerchiamo di evitare il più possibile la scissione delle due rappresentazioni. Cioè io faccio un diagrammino a colori carino in PowerPoint, lo faccio vedere al cliente iper mega semplificato, e poi c'è un diagramma dall'altra parte che va agli sviluppatori. Qui è un po', siamo a rischio, perché l'utente mi accetta questo e l'altro non lo vede, non lo capisce, non ha neanche fatto lo sforzo di farglielo capire. Allora c'è il rischio che poi i due siano disallineati o diventino disallineati con l'andare del tempo. Quindi, per quanto possibile, sarebbe bene la parte di requisiti che interessa all'utente scriverla già direttamente in un linguaggio a doppia lettura. Due persone lo leggono, in realtà sono tre, l'analista che l'ha scritto, il committente che lo verifica e poi lo sviluppatore che deve prenderlo in mano per andare avanti. Ciascuno vede cose diverse lì dentro. Anche per questo è difficile. Poi c'è la parte invece di requisiti di sistema, requisiti tecnici. Ovviamente il documento dei requisiti poi va avanti a dare tutta un'altra serie di informazioni più tecniche, più di dettaglio sulle piattaforme, sui tempi, sulle interfacce, sulla risoluzione dello schermo, sulle lingue, e va bene, questi qui saranno requisiti che sono principalmente pensati per gli sviluppatori, che sì, all'utente interessano, ma non sono poi così chiari. Magari non vengono verificati direttamente dal committente, diciamo così, di business, ma magari vengono verificati dai tecnici che lavorano dalla parte del committente, perché impattano chiaramente sulla funzionalità del sistema, ma non sul processo di business che aveva in mente il committente. Chiamiamoli dettagli, se volete, dettagli non sono, perché si suda anche su questi. Però non hanno così la necessità di essere comunicati e compresi direttamente dal cliente. Quindi magari a un certo punto questi requisiti avranno una parte 1 che è comune a tutti e una parte 2 che invece comincia a parlare il linguaggio tecnico pensata direttamente per i tecnici. Entra a far parte ovviamente anche questa parte del contratto di committenza, no? Perché ovviamente specifica certi requisiti, ma non ha più questa valenza comunicativa che hanno i requisiti utenti. Allora, qui c'è un esempio del livello di dettaglio. A livello utente uno può dire che il software deve, immaginiamo un sito che gestisca i documenti, e il sistema deve fornire delle modalità, dei modi per rappresentare e accedere dei file esterni qualora questi possono essere o debbano essere modificati da altri strumenti.
frase semisibellina che dice: se io il mio sistema gestisce un file Word, io devo poterci cliccare sopra e aprirlo, modificarlo con Word, salvarlo, salvare la versione aggiornata. Strumenti esterni, altri strumenti. Adesso qui nella slide non ci stava scritto meglio. Questo è un tipo di funzionalità che si concorda con l'utente. Allora, cosa facciamo questa cosa qua? Quando ci sono questi documenti, abbiamo un editor integrato dentro che ti permette di modificarli, oppure li puoi scaricare e modificare con programmi esterni che poi vengono in qualche modo risalvati? Oppure, non so, troviamo un modo, troviamo un... No, questo è un punto da discutere e lo cristallizziamo in un requisito di questo genere a livello utente. Poi l'analisi, quindi l'analista, quando vede quello scritto, quello in realtà pensa a una serie di altre cose. Va bene, allora vuol dire che i vari file che ho gestito, i vari documenti che ho gestito, di ciascuno devo conoscere il tipo, devo conoscere se è un file Word, Excel o altro, quindi in qualche modo devo poter decidere quali sono le tipologie di file che il sistema gestisce. È ovvio, uno direbbe, l'utente direbbe, è ovvio che se gestisce tanti tipi io devo poterlo definire, o il sistema già ne conosca alcuni. È ovvio per l'utente, nel senso che non è di interesse all'utente entrare in questo dettaglio, sicuramente lo è dalla parte del sviluppatore del sistema. Dire, ok, questa funzionalità qua significherà avere, che ne so, un database, una tabella con i tipi e una serie di pagine di interfaccia per poter definire, aggiungere e modificare. E quindi lo vado a specificare. E poi ogni tipo di file, ad ogni tipo di file posso associare uno o più programmi esterni che li possono modificare, possono agire su quel tipo di file. Allora lì mi chiedo l'associazione cos'è, uno a uno, uno a molte, ogni utente avrà le sue preferenze, oppure ne facciamo uno per tutti, entriamo nei dettagli. Tutti questi ragionamenti all'utente interessano poco, cioè sta lì a seguirci in questi dettagli. No? E poi dobbiamo definire le icone per i vari tipi di file, e poi dobbiamo definire dunque, qual è la differenza tra il 3 e il 4, specificare con... Ah sì, la 1.4 dice, guarda che l'utente può anche specificare, può anche modificare l'icona che viene utilizzata, magari per tipi che non erano previsti all'inizio. E poi c'è la funzionalità vera e propria, cioè quando l'utente seleziona un'icona che rappresenta un file esterno, l'effetto di quella selezione è lanciare il programma opportuno, essenzialmente, che è stato definito nei passi precedenti. Cioè, mentre prima con l'utente ho concordato che il sistema deve avere una certa funzionalità, poi vedo dei requisiti dettagliati, requisiti di sistema, requisiti per gli sviluppatori, sto andando a dettagliare come verrà, attraverso quali pezzi, quali ingredienti, no, verrà garantito che quella funzionalità ci sia. Quindi nei diagrammi che abbiamo visto finora, appunto, quando facciamo un modello concettuale, all'inizio dicevamo anche, noi immaginiamo sempre di fare un glossario in cui sono i termini, li spieghiamo. Allora, quella parte di glossario, se è coerente col modello delle classi, può essere già sufficiente e facilmente comprensibile all'utente. Se scelgo bene i nomi, li scrivo bene, sono a posto. E poi però ho il modello con tutte le relazioni, tutte le cardinalità, tutti i nomi, tutti gli attributi, che è l'equivalente di livello di dettaglio. Quindi in qualche modo i diversi tipi di requisiti sono letti, sono pensati per essere letti, sono costruiti per essere leggibili, comprensibili da vari tipi di utenti. Quindi quelli più importanti sono i requisiti utente, dicevamo, che vengono letti da tutti essenzialmente. Tutti devono conoscerli. Sia lato cliente che lato sviluppatore. Sia i tecnici che, diciamo, i manager. Dei due lati. Che è il riassunto del sistema di cui stiamo parlando. Se non siamo tutti d'accordo, se non hanno capito tutti, se non ha capito il committente manager, che è colui che ha l'esigenza,
se non ho capito, i tecnici che lavorano per il cliente, che poi dovranno andarli a integrare negli altri sistemi loro, se non hanno capito gli sviluppatori, se non hanno capito le aziende di consulenza, non stiamo parlando della stessa cosa, stiamo parlando di un'altalena che è fatta in modi diversi. Quindi questa parte dei requisiti utenti è quella che riceverà più occhi, no? Che dovranno leggerla, e molto spesso c'è, come dicevo, una fase proprio di sign off, cioè si firma. E da quel momento in avanti non si tocca più. Una volta che l'ho firmato non le modifico più. Se modificarlo costa soldi, cioè significa fare poi una variazione al contratto, perché poi da quel momento in avanti va avanti la fase di progettazione tenendo presente per buoni quei requisiti. Se emergono delle variazioni di requisiti, è un po' una variante in corso d'opera, no? C'è anche nel mondo dell'edilizia, se a un certo punto cambiano i requisiti, non che non si possa fare, ma costa di più. Poi c'è la parte dei requisiti di sistema, dove vedete che l'elenco delle persone che si presume che li leggano, da questo elenco sono spariti i manager e sono comparsi gli sviluppatori. Perché qui cominciamo a parlare dal punto di vista tecnico di quali sono le funzioni, gli elementi, eccetera. Qui possono esserci ancora degli end user, perché, che c'erano già prima ovviamente, gli utenti finali, perché nella parte di dettaglio mi può interessare verificare, validare con l'utente finale il funzionamento di un determinato meccanismo, di una determinata interfaccia, di un determinato form online o altro. Quando arrivo a un certo livello di dettaglio dico, ma allora questo modulo che io ho pensato per inserire una nuova pratica va bene? A chi lo chiedo questo? Non lo chiedo sicuro al manager, perché tanto quel modulo lui non l'avrà mai visto. E se risponde dicendo ma io so tutto quindi rispondo io, non fidiamoci, no? Andiamo a parlare con chi oggi sta usando quel modulo e cerchiamo di concordare il dettaglio, che lui ti sa dire sì, ma in realtà guarda che questi campi non mi servono mai, allora togliamoli o mettiamoli in una parte, questi li riempio oggi, gli altri di solito li riempio la settimana successiva, quindi è importante spezzare la compilazione in due. Queste informazioni, che chiaramente non entrano, non inficiano il progetto complessivo del sistema, ma inficiano il dettaglio di come funzionano le singole funzionalità e sottofunzionalità, possono essere, anzi sarebbe bene che fossero, viste anche insieme agli utenti, ai futuri utenti del sistema. Questo è un errore che si compie molto spesso, di non parlare mai, molti sistemi vengono realizzati senza mai parlare con chi effettivamente dovrà usarli nel quotidiano, ma lo decide qualcun altro per loro, no? Perché io so qual è il tuo bene, no? E purtroppo poi da lì nascono problemi di funzionalità, di usabilità, gli esempi su questo ce ne sono fin troppi purtroppo. Vabbè, poi man mano che si va avanti, da requisiti, da documenti di requisiti, si arriva proprio alle specifiche di progetto. E si entra effettivamente nell'ambito dello sviluppo software, quindi da questo momento in avanti poi si parlano solamente più i tecnici. Chi fa la creazione del sistema, chi fa l'implementazione, no, gli sviluppatori software e così via. Che sono un livello di dettaglio ulteriore rispetto alle stesse cose. Quindi magari a livello di requisiti di dettaglio, requisiti di sistema o il modulo, come funziona, quali sono le varie videate che si succedono, a livello successivo vado a vedere quali sono le librerie, i software, le pagine, i link che devo implementare e i tipi di controlli che devono essere fatti e così via a livello di specifica del software. A questo punto all'utente non interessa più, è la documentazione di progetto, del progetto software. Stiamo parlando della stessa cosa, ma ne stiamo parlando con livelli di dettaglio diversi e con dell'audience, no, dei lettori, dei gruppi di lettura di persone interessate diverse a seconda delle varie fasi. Okay?
noi in questo corso ci terremo soprattutto al livello più alto, che è quello più difficile ovviamente, l'abbiamo scelto apposta. Allora, rimanendo sempre sui vari livelli, ma pensando soprattutto a quello più alto, una prima gigantesca distinzione del tipo di requisiti che scriviamo è tra requisiti funzionali e non funzionali. Cioè, finora abbiamo detto quali sono le caratteristiche che devono avere questi requisiti. Devono essere chiare, devono essere comprensibili a, devono rappresentare il sistema, eccetera. Ma sì, ma poi cosa dicono? Allora, possono esserci requisiti funzionali, requisiti non funzionali o a volte requisiti di dominio. Funzionale o non funzionale è la grande distinzione. Un requisito funzionale dice che cosa il sistema deve fare. A costo di essere tautologico, le funzioni che il sistema realizza. Qui, per non usare la parola funzioni, nel testo è stato scritto i servizi che il sistema deve fornire, cioè che cosa fa, cosa mi permette di fare. Posso mandare un messaggio? Posso caricare una foto? Posso chiudere una pratica? Posso fare un pagamento? Cosa posso fare? Cosa il sistema permette all'utente di fare? Quali sono le funzioni che l'utente vede nel sistema? Ha la funzionalità di stampa? Sì. Ha la funzionalità di reportistica? Sì. Poi come? Vabbè, poi si chiamano 10 pagine su quali sono le funzionalità di reportistica, ma prima di tutto dobbiamo identificare che quella funzionalità c'è. Come? E cosa vuol dire che il sistema offre una certa funzionalità? Vuol dire che a fronte di determinati input si comporta in un certo modo e produce certi output, certi risultati. Non sto dicendo come, non sto dicendo dove, non sto dicendo quando, sto dicendo cosa. Cosa il sistema deve fare? Deve calcolare lo stipendio. Va bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che prende questi dati, li calcola in qualche modo e tira fuori questi altri dati. È una delle funzioni del sistema. Quindi avremo normalmente un lungo elenco di queste funzioni. In qualche modo, voi pensate magari a un sito che usate, per pensare a un sito web o un programma che usate, e fate l'elenco delle cose che potete fare con quel programma. Pensiamo a Word, ecco, che conosciamo tutti. Allora, cosa posso fare? Posso aprire un file, posso salvare un file, posso salvarlo con nome, posso creare uno nuovo, posso salvare un modello, posso aprire un file da un modello, e vabbè. Poi posso scrivere, inserire il testo, cancellarlo, modificarlo, spostarlo, cambiare il colore, cambiare la formattazione, cambiare, inserire tabelle, inserire immagini, inserire commenti, inserire note. Cambiare l'impaginazione, cambiare l'interlinea, mettere degli elenchi puntati, andiamo avanti per 2 ore. Ma ciascuna di queste cose che ho detto è una funzionalità indipendente dalle altre. Può esserci o non esserci. Posso fare gli elenchi puntati. Se ci fosse una versione di un software che non ha gli elenchi puntati, può esistere, non impatta su nulla. No, le funzioni di solito sono molto spesso indipendenti l'una dall'altra, anzi noi cercheremo di scrivere nel modo più possibile indipendente, perché indipendente è più verificabile, c'è o non c'è? Allora provo quella funzione specifica, la posso verificare anche senza verificare altre contemporaneamente. Ciascuna funzione deve essere presente e verificabile indipendentemente dalle altre, dove questo indipendentemente dipende un po' dai processi, magari una certa funzione non la posso, non posso salvare un file finché non l'ho creato, ecco, quindi salva non è proprio del tutto indipendente, non posso salvare un file che non c'è o un documento che non ho scritto, e vabbè, ci sono alcuni vincoli. Quindi è il lungo elenco delle funzionalità, se andate sul sito quando scaricate il programma le chiamano le features, non le sistema, le caratteristiche, le cose che lui sa fare.
Non ho detto come. Non ho detto che per fare l'elenco puntato devo cliccare sull'iconcino oppure andare nel menu formato oppure scrivere asterisco spazio e lui lo capisce da solo. Quello è il come, che è separato dal cosa. No, il come è una delle cose che entrano nei requisiti non funzionali, che descrivono le modalità con cui i requisiti funzionali sono soddisfatti. Quindi la parte, dicevamo, i requisiti utente sono quelli più importanti. All'interno dei requisiti utente i requisiti funzionali sono i più importanti di questo insieme, perché elencano le cose che il sistema effettivamente farà. Ma come non mi stampa il report annuale? Non era tra le funzioni? Ma io pensavo che ci dovesse essere, era ovvio per me che ci fosse, ma non c'erano le funzioni e quindi è giusto che il sistema non lo faccia. Quindi c'è tutta una parte di specifica, che è il capitolo in cui stiamo entrando adesso, che parla appunto dei requisiti funzionali. Cioè cominciamo a descrivere cosa il sistema può fare. Poi il sistema può fare quella cosa in tanti modi diversi. Può farla in modo facile, difficile, lento, veloce, giallo, rosso, verde. Queste sono tutte qualità di come quella cosa viene fatta. Allora, requisiti qualitativi di qualità non funzionali sono l'altra metà della medaglia, che dicono, che descrivono i vincoli o le caratteristiche, gli attributi, le qualità, ma alla fine sono sempre vincoli, cioè non puoi farlo come vuoi, devi farlo in questo modo. I vincoli sotto i quali il sistema dovrà realizzare le funzioni specificate sopra nei requisiti funzionali. E vincoli di che tipo? Possono essere vincoli di tempo, quindi di prestazione alla fine, no? Deve rispondere, questa operazione deve essere conclusa entro tot secondi. Possono essere vincoli di interfaccia. La finestra può essere grande, piccola, può essere usabile su uno smartphone, sì, no, può essere. Vincoli di presentazione, di lingua ad esempio, no? In italiano, in inglese, in 8 lingue, in 27 lingue. Vincoli tecnici, di piattaforma, di ambiente di sviluppo, deve essere fatto in questo linguaggio piuttosto che in quell'altro. Deve soddisfare quella determinata normativa. No? Sono dei vincoli in più che vengono posti. Cioè non mi basta che tu faccia quella funzione lì, devi farla anche in questo modo. Molto spesso i requisiti non funzionali si applicano all'intero sistema informativo. Se dico che il sistema deve essere in due lingue, ogni singolo bottone, ogni singola frase, ogni singolo titolo, ogni singola pagina, ogni singola immagine deve essere in due lingue. Quindi, a differenza del requisito funzionale, no? Metto l'elenco puntato, che posso andare a verificare in modo puntuale, vado a vedere se ci sono le linee di codice che fanno l'elenco puntato a livello di implementazione e poi lo provo. Attivo, disattivo la funzione e ho finito. C'è una funzione puntuale verificabile in modo puntuale indipendentemente dalle altre. Invece i requisiti non funzionali tendono ad essere pervasivi. Cioè, è vero che il sito è in due lingue, devo guardare tutte le pagine, tutti i bottoni, tutte le immagini, tutti i titoli, tutte le etichette, tutti gli help, tutti i tooltip, tutto. Quando ho visto tutto posso dirti se il sito è in due lingue oppure no. Il sistema deve rispondere in meno di 200 millisecondi. Non mi basta aprire una pagina e vedere che quella risponde in meno di 200 millisecondi. Devo provare ad aprirle tutte in tutti i modi possibili, con tutti gli input possibili, e allora verifico che tutte effettivamente stiano sotto i 200 millisecondi. Quindi i requisiti non funzionali spesso sono più brevi, o meno cose da chiedere.
ma sono trasversali a tutto il sistema. Non esiste un punto specifico in cui posso soddisfare quei requisiti. Non è che dico, ho fatto un sistema, adesso devo farlo in due lingue, va bene, vado a modificare quel codice, ci aggiungo 50 righe, 100 righe in quel punto, e il sistema diventa più veloce o diventa in due lingue. No. O un requisito non funzionale va a impattare praticamente tutto il codice che scrivo. Se ho un tempo di risposta stringente, ogni riga di codice scritta dal programmatore deve tenere in mente: guarda che io ho un budget di 200 millisecondi, qui quanti ne sto perdendo? 2 va bene, 30 comincio a preoccuparmi perché poi si sommano gli altri. Non c'è un punto solo in cui soddisfo un requisito non funzionale. Quindi sembrano così, sì, vabbè, poi ci sono requisiti non funzionali, questo non funzionali c'è un non davanti, quindi non saranno importanti, li guardiamo dopo, no, è il contrario, li guardiamo prima. Poi all'interno in qualche modo dei requisiti non funzionali ce ne sono alcuni che non è colpa nostra, o meglio, che non sono negoziabili, che non li abbiamo decisi o che non ha deciso il committente. Ad esempio qua si parla dei requisiti di dominio, che possono essere intrinsecamente conseguenze del dominio applicativo, cioè della funzione che quel sistema andrà a svolgere. Se sto facendo un sistema di bancomat, lui si porta dietro tutta una serie di requisiti di sicurezza che non finiscono più. Ma non li abbiamo deciso noi, ci sono delle normative che prescrivono quali sono i requisiti di sicurezza. Perché? Perché sono in quel dominio lì, l'applicazione è nel dominio bancario e quindi ha quei requisiti in più. Requisiti non funzionali, cioè non mi dicono cosa deve fare il mio sistema, però qualunque cosa faccia la deve fare con quei livelli di sicurezza, rispettando quella normativa, quell'altra, rispettando quel test, quell'altro. Di dominio perché arrivano dal dominio, dal contesto, dall'ambiente in cui il sistema informativo dovrà andare a lavorare. Non li decidiamo noi, però dobbiamo essere consapevoli. Molto spesso sono di tipo non funzionale, quasi sempre sono di tipo non funzionale. Sono dei requisiti in più, dei vincoli in più. Se faccio qualcosa per il mondo automotive, qualcosa da mettere, che ne so, a bordo di un'auto, la centralina, il navigatore, quello che volete, e lì c'è tutto un altro mondo in cui devo rispettare altri vincoli. Tipo non distrarre poi troppo chi sta guidando, che non si perda a guardare lì, non posso mettere un film sul cruscotto lì, anche se tecnicamente potrei, le norme sconsigliano di no. Quindi questi sono la differenza tra i requisiti non funzionali e quelli di dominio, essenzialmente che quelli non funzionali fanno parte del progetto, quelli di dominio sono imposti dal mercato, dall'ambiente o dal settore in cui devo lavorare, in cui il sistema dovrà lavorare. Quindi non sono negoziabili. Poi tante volte non è neanche facile scoprirli. No, capire, ma sì, ma quale norma si applica a questo tipo di sistema? È una domanda che tante volte non è banale, no? Tipo, io sto trattando dei dati degli utenti. C'è tutte le normative sulla privacy, sulla riservatezza, sui dati sensibili, eccetera, quali si applicano, però se non le so rischio di costruire un sistema che non è accettabile poi, cioè, poi legalmente non è corretto. Quindi questo è grosso mondo. Noi nel nostro piccolo non lavoreremo quasi mai con requisiti di dominio perché ci costruiamo degli esercizi isolati, però le due aspetti di requisiti funzionali e non funzionali sicuramente le vedremo. I requisiti funzionali, qui faccio qualche esempio spot di un sistema che è stato pensato per gestire biblioteche, questo sistema qua, libsys. Molto spesso, dicevo, i requisiti funzionali, adesso non stiamo a vedere le singole voci, non mi importa cosa fa questo sistema, era per provare a capire un po' meglio insieme
di che cosa si tratta, di che natura sono questi requisiti. Diciamo, molto spesso sono un elenco, 1, 2, 3, 4, 5. 287, 3602. Magari un elenco organizzato per livelli, cioè anziché numerarli da 1 a 3000, così in modo disordinato come vengono in mente, li raggruppiamo, no? Area 1, gestione file, area 2, gestione caratteri, area 3, gestione immagini, e poi all'interno li chiameremo 3.1, 3.2, 3.3, ma solo per comodità nostra di gestione. FR1 starebbe per function requirement numero 1, function requirement 2, requisito funzionale 1, 2, 3, 4, 5, oppure appunto, se non abbiamo quasi mai una numerazione unica, abbiamo una numerazione gerarchica 1.3, 1.4, 1.5 e così via. Quindi ciascun requisito funzionale deve essere separato dagli altri, isolato e identificabile, gli diamo un codice perché sia facile da identificare, e poi prescrive ciò che il sistema deve fare. Lo posso scrivere in due modi diversi. Posso scriverlo come l'utente può fare questo, oppure posso scriverlo come il sistema deve fare questo. È la stessa cosa. Quando dico che l'utente può fare una cosa, è perché il sistema deve permettergli di farla. Non potrò mai avere un requisito che legga l'utente deve fare qualcosa. Non è un sistema informativo che può obbligare l'utente a fare una cosa. Io sto descrivendo i requisiti del sistema, di cosa fa il sistema, non di cosa fa l'utente. E così come un requisito che dica il sistema può fare questo, non è un requisito, perché se un giorno si sveglia e non lo può fare, e non ha voglia di farlo, non lo fa. No? Quindi è prescrittivo, un requisito è prescrittivo nei confronti del sistema, cioè ordina al sistema cosa deve fare, e di solito le cose che il sistema deve fare sono quello di permettere all'utente di fare certe cose, di accedere a certe funzionalità. D'altronde parliamo di requisiti funzionali, quindi l'utente può fare tante cose, l'utente può mettere un elenco puntato, non è che deve, l'utente può mettere un elenco puntato, sì. E quindi quando l'utente vuole, il sistema deve permettergli di mettere un elenco puntato. Ok? Quindi scrivetelo come volete, dal punto di vista dell'utente, dal punto di vista del sistema, ma i verbi sono sempre questi. Il sistema ha un milione di funzionalità diverse, ciascuna funzionalità del sistema, che corrisponde a un requisito funzionale diverso, permette all'utente di fare una cosa in più. E tutte queste cose che l'utente può voler fare, il sistema ovviamente deve supportare. Quindi vedete che qua sono scritti così: l'utente dovrà essere, shall be able, dovrà essere messo in grado, dovrà poter cercare, fare delle ricerche o su un set iniziale di database, qui parliamo di biblioteche, quindi database delle varie biblioteche, oppure selezionare un sottoinsieme di biblioteche presso cui cercare, quindi cerca in tutte le biblioteche d'Italia o solo in quelle di Torino o solo in quelle del Politecnico, per capire. Quindi l'utente deve poter scegliere questo. Il sistema dovrà fornire opportuni visualizzatori in modo che l'utente possa leggere i documenti, quindi se c'è un documento nel formato pinco pallino, il sistema deve avere installato un programma che ti permette di vedere, no, quel tipo di documento. A ciascun ordine deve essere associato un identificatore unico che... Allora, questa prima parte in realtà non è ancora un requisito funzionale. Io la vedrei meglio, anzi sicuramente va anche nel modello concettuale. Dice che c'è un ordine e l'ordine è identificato da un ID. So che qua, se no la frase non stava in piedi. Il requisito funzionale vero e proprio inizia dopo. L'utente deve essere possibile, lo dico in italiano, se no se traduco parola per parola non mi viene la frase. All'utente deve essere possibile, l'utente deve poter copiare l'ID dell'ordine in una sua area di memorizzazione permanente. Quindi deve potersi salvare da qualche parte di fatto gli ordini che gli interessano. Questo è ciò che l'utente può fare.
Le due righe di sopra sono una premessa per ricordare, guarda che quel codice lì fa parte dell'ordine. Vedete che se leggo solo le prime due righe, non mi dice cosa fa l'utente o cosa fa il sistema. Non mi dice un'azione che in un certo momento posso fare. Mi descrive una parte del modello concettuale, le prime due righe, quindi non fanno parte del requisito funzionale. Le seconde due invece sì. Cosa fa il sistema? Sono queste le due parole. Cosa fa? Quindi cosa vuol dire non come, non quando, non chi. E fa, cioè un requisito funzionale deve corrispondere a un'azione, a una cosa che il sistema svolge davvero. Ovviamente la difficoltà è costruire un elenco completo e preciso. Ogni volta che ho un requisito, e qui stiamo sui funzionali, che non è espresso in modo preciso, ritorniamo nel problema dell'altalena che abbiamo visto prima, no? Ad esempio, qui c'era, dov'era? Nel requisito funzionale 2, una frase che noi tutti abbiamo abbastanza accettato, dicendo che il sistema deve fornire opportuni visualizzatori. Allora, questi opportuni visualizzatori, questa parte, appropriate viewers, può essere magari letta in due modi diversi. Metti che l'utente capisca che ci sia un visualizzatore diverso per ogni tipo di documento. E magari invece lo sviluppatore ha capito che ho un visualizzatore unico che fa vedere tutti i documenti. Allora, dal punto di vista generale va bene tutte e due. L'importante è che il documento possa essere visibile o visualizzabile. Però vuol già dire che lo posso implementare o interpretare in due modi completamente diversi. Se ho tanti visualizzatori diversi, devo registrare, vedere quali sono, eccetera. Se ne ho uno solo, devo essere sicuro che quello supporti tutti i formati. Da lì si aprono due percorsi di sviluppo completamente diversi. Perché? Perché non mi sono accorto che c'era un'ambiguità, se vogliamo, seppur minima, in un requisito funzionale. Ma perché? Ma perché questa parola qui, appropriate, chiama in causa un giudizio. È opportuno. Opportuno per chi? Quindi dobbiamo evitare ogni formulazione che può essere letta in modi diversi e che coinvolga appunto il fatto, la valutazione soggettiva di quel requisito. Quindi deve essere verificabile in modo indipendente, cioè se quel requisito lo leggo io, è più facile pensarlo così quando scriviamo. Io scrivo un requisito oggi, tra un anno io non ci sono più, perché sono diventato miliardario, e il sistema verrà consegnato. Quindi ci sarà qualcuno che prende il sistema, prende quei requisiti e deve dirmi, ok, questi requisiti sono soddisfatti o no? Allora lui mi dovrà dire, per ogni requisito, sì o no, è soddisfatto o non è soddisfatto, e questa risposta sì o no deve essere indipendente da chi legge quell'elenco. E immaginiamo che non sia io magari in testa ho il ragionamento che ho fatto quando ho scritto quella frase, ma se non sono più e sei un altro, siamo sicuri che la possa interpretare in modo non ambiguo? Questa è la domanda che dobbiamo farci, provare a rileggere questa frase a distanza di un anno e con la testa di un altro. Allora vedrete che vi vengono, se fate così, vengono fuori delle frasi più semplici, più snelle, più dirette, che poi diventano anche, se vogliamo, più espressive, perché danno più informazioni. Quindi da adesso in avanti come andiamo avanti? Cerchiamo di capire su questi principi generali come strutturare un documento di requisiti, cioè come fare a costruirlo, quali informazioni ci vogliono, in che ordine, e poi più avanti zoomeremo su una piccola parte che è proprio quella più critica della rappresentazione dei requisiti funzionali. Continuiamo giovedì. Grazie.